Buonasera e benvenuti al TG. Venerdì scorso il ministro croato del mare, del traffico e delle infrastrutture Oleg Butković e il ministro sloveno delle infrastrutture Jernej Vrtovec hanno firmato un contratto per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Dragonia sul confine tra Croazia e Slovenia a Castelvenere ed un nuovo contratto per il riassetto del ponte esistente. I ministri si sono incontrati nella zona del passaggio di confine a Castelvenere, dove hanno posto la firma solenne sugli accordi tra le due parti per il riassetto del ponte esistente sul fiume Dragonia e per la costruzione di un nuovo ponte nella zona di confine tra Croazia e Slovenia. Accanto ai due ministri hanno siglato gli accordi anche il direttore dell'amministrazione delle Hrvatske ceste, Josip Škoric, e la direttrice della Direzione Repubbliche Slovenie za infrastrukturu, Liljana Herga. Il ministro Butković ha ricordato nel suo discorso che il governo croato durante una seduta del governo di 2 anni fa ha preso la decisione di avviare il procedimento per la realizzazione di questo progetto, anche se l'intera idea era nata già durante una seduta del governo in Istria nel 2018. Ha aggiunto che fino ad oggi si sono svolte le negoziazioni tra i due stati e con fierezza ha evidenziato la soddisfazione per il risultato raggiunto, ovvero la firma degli accordi. Entrambi i ministri, Butković e Vrtovac, hanno espresso inoltre la contentezza per questo e per futuri progetti simili su cui stanno discutendo, perché i ponti tra i due stati, oltre ad essere un collegamento stradale, simboleggiano anche l'amicizia e la collaborazione tra le due nazioni. A causa del livello di deterioramento e danneggiamento del ponte attuale, subito dopo la stagione estiva verranno iniziati i lavori che avranno la durata di 4 mesi e permetteranno di portare il ponte ad un livello di sicurezza soddisfacente per la viabilità. Questo registra una media annuale di 6.000 automobili al giorno, mentre i transiti sono 11.000 al giorno in media durante i mesi estivi. Il valore dei lavori di riassetto è di 2 milioni di cune, mentre il valore del progetto di costruzione del ponte nuovo è di 10 milioni di cune. L'investimento per entrambi i lavori infrastrutturali sarà suddiviso tra i due stati in parti eque. La costruzione del nuovo ponte inizierà ad inizio 2022 e durante tutti i lavori sarà assicurato il transito per le automobili. Alla firma degli accordi ha partecipato anche il sindaco di Buie, Fabrizio Vigentin, che ha evidenziato l'importanza di questi accordi che, oltre a portare numerosi vantaggi a tutta la regione e a tutto lo Stato, saranno fondamentali proprio per i cittadini del Buiese. Beh, io come sindaco della città di Buie posso esprimere sicuramente una grande contentezza per questi due accordi firmati. Per la città di Buie questo vuol dire una sicurezza in più per il traffico che accade sul ponte qui sul fiume Dragonia, soprattutto per tutti i nostri concittadini e anche a tutti i nostri amici dall'altra parte nello stato sloveno. Vuol dire una molto più grande sicurezza per i passaggi che succedono giornalieramente qua da noi, perché siamo molto collegati anche con la parte slovena, e sicuramente questo sarà una cosa molto importante per la nostra gente. La realizzazione di questi due interventi infrastrutturali porterà numerosi vantaggi al transito giornaliero di tutti gli automezzi e sicuramente anche ai cittadini del Buiese che giornalmente o settimanalmente attraversano il confine per motivi lavorativi. E per i nostri concittadini che lavorano in Italia e in Slovenia, questo vorrà dire una sicurezza in più e meno brighe e meno paure che qualcosa potrebbe succedere sul ponte. Ecco, aspettiamo veramente la fine della stagione turistica e che si inizino i lavori di ricostruzione del ponte, così che questo garantisca in un futuro prossimo, molto prossimo, questa sicurezza che adesso realmente manca. La sicurezza e i miglioramenti strutturali saranno fondamentali anche per assicurare un transito più sicuro ed efficace ai milioni di villeggianti che ogni anno attraversano questo passaggio di confine. Ecco, per i turisti che arrivano a Buie, diciamo che per il turista che passa il ponte non si accorge e non sa che il ponte è forse non troppo sicuro, ma per noi che portiamo la piena responsabilità per far arrivare questo turista nella città di Buie, poi in Istria e poi anche nelle altre zone della Croazia, vuol dire un sollievo, perché saremo sicuri che non ci saranno nessuni problemi e nessuna paura di qualche grosso intoppo sul ponte.
Il ministro Butkovic ha annunciato che i due ministri e i due stati stanno concordando lavori simili a questo su altri passaggi di confine. Ha aggiunto che queste firme rappresentano l'inizio di una fruttuosa collaborazione tra Croazia e Slovenia. A Pola è stato celebrato il 60° anniversario del lancio del primo cosmonauta nello spazio, Yuri Gagarin. È stata una celebrazione molto importante per l'Europa alla presenza della delegazione russa di alto rango guidata da Sua Eccellenza Andrei Nesterenko, ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica di Croazia. La celebrazione si è svolta nell'ambito della settimana della cosmonautica nella regione istriana, organizzata dall'Associazione Astronautica Vidulini e di soci. Il programma della celebrazione è iniziato con un ricevimento formale presso il Palazzo Comunale, dove l'alta delegazione russa è stata ricevuta dalla vice sindaco di Pola, dopodiché la cerimonia è proseguita presso il Centro di Ricerca Spaziale nella Scuola Industriale e Artigianale di Pola a Vidikovac. Dopo un discorso dei presenti, fu cerimoniosamente svelato il busto del cosmonauta Yuri Gagarin, che fu il primo uomo ad essere lanciato nello spazio il 12 aprile 1961. In onore di Gagarin, l'UNESCO ha stabilito questa data come la giornata internazionale del volo dell'uomo nello spazio. È un grande piacere per me trovarmi vicino a questa meravigliosa scuola, frequentata da studenti che hanno la stessa immaginazione e lo stesso sogno di Yuri Gagarin, la cui impresa, il volo nello spazio, ha aperto una nuova pagina nella storia dell'umanità. Anche se quel volo non è durato a lungo, solo 108 minuti, è stato epocale. Questo evento è davvero molto importante per la città di Pola e vogliamo spronare i nostri giovani ad essere coraggiosi, curiosi e a farli lavorare su se stessi. Qui siamo davanti alla scuola. Ovviamente la scuola non è una scelta casuale, ma rappresenta la fonte della nostra conoscenza che contribuirà ad avere tra di noi alcuni nuovi Gagarin. Da diversi anni la Scuola Industriale e Artigianale di Pola, insieme all'Associazione Astronautica, sta sviluppando questo progetto in cui stiamo cercando di insegnare ai nostri studenti qualcosa di nuovo. Quindi gli alunni mettono in pratica, collaborando tra di loro, le loro conoscenze, abilità e competenze e acquisiscono nuove conoscenze, in questo caso sull'universo. Accanto al busto di Gagarin è stata aperta una strada pedonale dove le persone possono fare una passeggiata planetaria vicino ad una meridiana. È un elemento educativo che serve a tutti noi, sia ai giovani che agli anziani, e a tutti coloro che intendono camminare qui, camminare dalla Terra fino a Yuri Gagarin e fino a tutti i pianeti del Sistema Solare. Vicino al sentiero sono stati piantati degli alberi che simboleggiano i pianeti e sono stati posti alla giusta distanza alla quale si trovano realmente nello spazio i pianeti, visti a partire dalla nostra stella, il Sole, e per proseguire con altre. Il collegamento tra la Federazione Russa e Pola è stato Hermann Potocnik, che 100 anni fa ha teoricamente spianato la strada al futuro dell'uomo con il suo libro Il problema dei viaggi nello spazio, tradotto per la prima volta nella Federazione Russa. Nell'ambito dell'Associazione Astronautica Vidulini è stato pubblicato per questa occasione un libro, Fondamenti di cosmonautica dei veicoli spaziali, di due autori croati, Dorian Mohorovic e Daniel Vukovic, e di due autori russi, Magomed Tolboyov e Mikhail Agafonov. Abbiamo pubblicato un libretto che tratta della meccanica del volo delle astronavi in generale. Nella seconda parte viene trattato il tema della scelta del cosmonauta sovietico, dove fu scelto Gagarin, ed è in croato. Non ci sono state altre pubblicazioni prima d'ora e penso che questo libro sia unico. Questo libro è stato scritto per i giovani e per la popolazione in generale e sarà tradotto in russo. Il libro è stato regalato all'ambasciatore russo. Nell'ambito della settimana della cosmonautica in Istria, Pola ha ospitato il cosmonauta russo Sergei Rysinsky, il quale ha visitato il busto di Yuri Gagarin e altri luoghi monumentali di Pola. L'Associazione Astronautica Vidulini
la quale ha iniziato il programma spaziale istriano nel 2009, continua la collaborazione con il Roscosmos, che contribuirà sicuramente al suo sviluppo più rapido e forte. Notizie flash. La scuola media superiore italiana Dante Alighieri di Pola ha preso parte anche quest'anno alla manifestazione La Notte del Libro, con un'ora dedicata all'incontro virtuale con il libro. Su iniziativa della bibliotecaria scolastica Elda Pliško-Horvat è stato organizzato un programma di incontro con i libri per gli allievi delle terze e delle quarte classi. L'alunna Chiara Maurovic della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno è stata invitata alle nazionali di Lidrano, che quest'anno si è tenuto in modalità online. Chiara ha rappresentato la sua scuola con il monologo «Bice sve dobro, mamma, andrà tutto bene, mamma», dell'autrice Juliana Mattanovic, preparato assieme alla professoressa Natasha Pacelat. Il sindaco di Parenzo, Loris Persuric, ha visitato i cantieri aperti a Parenzo, tra gli altri la costruzione della rete fognaria Kosinožići-Vežnaveri, che è stato aperto questa settimana. La rete fognaria comprende la costruzione del collettore principale lungo circa 740 metri e rappresenta la continuazione degli investimenti nel sottosistema Antonzi. L'asilo nido di Medolino è il primo istituto di scuola materna della regione istriana che, 4 anni fa, ha iniziato ad applicare il programma Montessori. Si tratta di un metodo educativo speciale sviluppato da Maria Montessori, il primo medico in Italia che, tranne medicina, ha studiato psicologia, filosofia e antropologia ed ha applicato le conoscenze acquisite da tutte queste aree nel lavoro con i bambini. È un programma speciale all'interno dell'asilo, che i bambini accettano volentieri e con interesse, concentrandosi il più possibile sui contenuti dati per i quali utilizzano attrezzature didattiche speciali che i bambini nel loro lavoro scelgono da soli. Ciò è molto importante perché dà al bambino la libertà di scegliere da solo. Così arriverà con piacere a qualche successo, a qualche soluzione, a qualche realizzazione di se stesso. Quando un bambino sceglie da solo, lo abbiamo automaticamente impedito di perdersi nello spazio e di annoiarsi, quindi avere comportamenti che non sarebbero adeguati e che non sono accettabili per gli adulti. Non appena il bambino ha l'opportunità di scegliere di fare qualcosa per se stesso, qualcosa di suo interesse, a quel punto egli è soddisfatto e completo. Lo spazio che emana pace e armonia con musica leggera e opere d'arte e piacevoli profumi è stato appositamente decorato. Lo spazio sottolinea sempre l'importanza di questo ordine esterno e della pace, perché è un prerequisito importante per creare la pace interiore del bambino. E questa pace interiore, dopo tutto, la cosa più importante per creare l'apprendimento di qualità. L'intenzione era, afferma la direttrice dell'asilo, quella di soddisfare il più possibile le esigenze individuali dei bambini e di diversi stili e modalità di apprendimento. Montessori è stata una delle opportunità offerte. Abbiamo un interesse molto alto e quello che penso sia molto positivo è che abbiamo dato ai bambini l'opportunità di entrare nel sistema di apprendimento Montessori. Quindi in questo anno pedagogico, da settembre del 2020, abbiamo un gruppo nido che lavora con questo programma. In questo modo abbiamo assicurato ai bambini di seguire questo programma con continuità. In questo momento il programma Montessori all'asilo nido di Medolino è frequentato da 28 bambini. Uno dei programmi speciali è l'apprendimento della lingua inglese, anch'essa di grande interesse. E nel prossimo anno pedagogico si prevede di introdurre l'apprendimento della lingua italiana. E adesso andiamo a Rovigno per conoscere la storia e le attività della comunità degli italiani Pino Budicin. Per scoprire com'è nata e come si è sviluppata fino ad oggi la comunità degli italiani Pino Budicin, siamo andati a Rovigno, dove abbiamo incontrato la presidente Roberta Ugrin. La nostra comunità è una delle comunità con una storia più antica, diciamo, rispetto alle altre comunità presenti sul territorio. Infatti la nascita del circo
del circolo degli italiani, del circolo culturale, no? Degli italiani, data dal 1948, quindi vanta una storia, no? Un bagaglio che ha più di 70 anni. I rovignesi non avevano bisogno del Circolo Italiano di Cultura, essendo tutte le istituzioni pubbliche e l'amministrazione comunale presiedute da italiani del luogo che costituivano la maggioranza della popolazione. Inoltre, l'attività culturale veniva svolta quasi integralmente dalla Società Artistico-Culturale Marco Garbin. Fino ai giorni nostri la comunità si è procurata di mantenere vive le tradizioni, appunto il bagaglio culturale ereditato dai nostri avi, e questo lo abbiamo oggigiorno qui presso la nostra sede al Palazzo Milossa, con un ampio opus di programmi che sono riconosciuti a livello anche, insomma, cittadino e anche internazionale. Le nostre estati di solito sono colme di programmi che vengono tenuti fuori nel nostro giardino estivo, che verrà anche tra poco ristrutturato in parte grazie all'aiuto e alla collaborazione con l'UPTino di Trieste. La sede della comunità è collocata in cima al piazzale dedicato a Matteo Campitelli, avvocato e uomo politico rovignese dell'epoca austriaca, sindaco di Rovigno dal 1870 al 1888. La nostra sede ospita, diciamo, più di 2000 sono i soci della nostra comunità, mentre gli attivisti sono circa 150 che si adoperano a collaborare, a essere presenti e mantenere vive tutte le nostre tradizioni. David Modrushan, presidente del comitato esecutivo, ci presenta le attività odierne della comunità Pino Budicin. Le nostre attività sono molteplici e vengono offerte non solo ai nostri membri, ai nostri soci, ma anche all'intera cittadinanza. Noi nell'ambito della nostra comunità abbiamo 12 sezioni, i mini cantanti, i cantanti solisti, i midi cantanti, la SAC Marco Garbin, la sezione del modellismo statico, il corso di rovignese, la mandolinistica giovani, la sezione giornalistica con la trasmissione radio Quattro Ciacole in Famea, la sezione storica, etnografica e letteraria, il gruppo di lavoro degli elfi laboriosi che si occupa di ricoprire in modo attivo tutto quanto quello che in comunità viene organizzato dal punto di vista di azioni umanitarie, quali il mercatino di Natale che ogni anno si tiene a dicembre, la filodrammatica giovani e giovanissimi e la sezione sportiva. Ed è tutto per questa sera. Se vi siete persi qualcosa, tutti i servizi potete trovare sulla nostra pagina web. Grazie dell'attenzione, buon fine settimana.